6 continenti e 38 paesi, camminando per 48.000 chilometri. Una passeggiata durata 7 anni, resa speciale dalla compagnia di un amico a quattro zampe, una cagnolina di nome Savannah. E, infatti, è la prima impresa, iniziata nel 2015 e finita qualche giorno fa, riuscita da una coppia formata da un uomo e da un cane. È la storia di Tom Turcic, un ragazzo di 33 anni originario del New Jersey. L'idea è arrivata dopo la morte prematura di un'amica. La vita è troppo breve per non viverla inseguendo i nostri sogni. Questo lo spunto dell'impresa del Forrest Gump americano del New Jersey, con oltre 100.000 follower su Instagram. Una sua coetanea, Anne-Marie, era scomparsa all'improvviso dopo un incidente sugli sci, e quell'evento aveva smosso qualcosa nell'animo del ragazzo. Ho avuto la netta consapevolezza della fragilità della vita, ha raccontato, ed è stato come un risveglio. Dopo qualche anno il trauma della perdita viene messo dentro lo zaino con sacco a pelo, computer fornello da campo. Sono le notti a fare più paura. Ma sarà Savannah, reclutata a 4 mesi in un canile di Austin, a farla passare. L'uomo e il cane diventano una cosa sola e non si fermano più, Messico, Guatemala, Honduras. Il gruppo di hippie che insegna lo spagnolo, l'uomo con il macete che lo deruba in Costa Rica. Poi Cile, Argentina, Uruguay, 200 km di deserto peruviano, i pinguini in Antartide, l'altro mondo dell'Islanda, la Scozia, tutta l'Europa fino a dove diventa Africa. E il 21 maggio 2022 il ritorno a casa. Fra la commozione di parenti e amici. Siamo tutti trasportati in giro per caso da una brezza, filosofeggiava Forrest Gump. Qualcuno, in fondo alla strada, sostiene di aver sentito dire anche a Tom Turcic: sono un po' stanchino. Tanti gli scatti insieme al fedele amico a quattro zampe condivisi sui social dove ha scelto di chiamare il suo profilo The World Walk. Una passeggiata di salute, ha detto, che mi ha messo in pace con me stesso.